Premetto, come lei ha già osservato, non conosco una sola riga del processo, solo quello che hanno scritto i giornali. Però ho rilevato varie anomalie, prima e dopo la sentenza. Prima, l'attesa di questa sentenza quasi si trattasse di un giudizio universale, enfatizzazione degli esiti, delle accuse, e questo attiene al modo corretto di fare informazione e di reagire all'informazione, è un discorso molto lungo. Però dopo la sentenza ho notato almeno due tipi di reazioni che mi sono sembrate altrettanto anomala. La prima, una reazione con insulti addirittura nei confronti di giornalisti, persino l'ipotesi di interventi legislativi punitivi, e questo francamente mi pare incredibile in una democrazia dove evidentemente la stampa ha un ruolo fondamentale, la stampa pur con i suoi difetti e limiti di cui ho parlato prima. Però vado avanti e trovo altrettanto ingiustificato qualche commento che ha fatto appunto riferimento al giudice inserendo, insinuando dubbi sulla sua terzietà. Qualche autorevole commentatore ha detto non si può escludere che sia stato condizionato da eccetera eccetera. Ma scherziamo? Non si può escludere, si deve escludere. Poi se qualcuno ha elementi concreti e fatti specifici da addurre, lo dica, altrimenti è meglio che taccia. Non si rappresenti la giustizia dall'orologeria, abbiamo già visto tutto questo. Le sentenze si possono criticare, certo, ma aspettiamo le motivazioni. Poi i giudici d'appello della Cassazione diranno la parola fine. Ecco, però anche in questo campo ci vorrebbe un po' di freddezza. Purtroppo la giustizia è da tanto al centro dell'attenzione, però bisognerebbe porsi di fronte ad essa con animo pacato, pur conoscendo le conseguenze politiche di certe pronunce.